Luigi Di Maio e torna negli USA. Sì, ormai la notizia è ufficiale. E Luigi Di Maio torna negli USA, torna negli Stati Uniti, perché c'è già stato Luigi Di Maio negli Stati Uniti e ora ci ritorna. E Luigi Di Maio è in pectore il futuro premier, è il futuro inquilino di Palazzo Chigi e uno che si prepara a diventare premier e non può fare a meno di dialogare con gli USA, con gli Stati Uniti, perché la Costituzione degli Stati Uniti. Nella Costituzione degli Stati Uniti c'è la parola felicità. Sì, c'è un articolo della Costituzione americana che dice che lo Stato deve aiutare i cittadini a conseguire la felicità. Pure lo Stato americano non deve opporsi alla ricerca della felicità da parte dei cittadini. C'è la parola felicità nella Costituzione degli Stati Uniti d'America. Purtroppo la parola felicità non c'è nella nostra Costituzione, non c'è la parola felicità, non c'è la parola gioia. No, non c'è, però negli Stati Uniti c'è. E quindi chissà che un domani, quando Luigi Di Maio sarà premier, e io glielo auguro tantissimo, e chissà che il Movimento Pentastellato non chieda di riformare la Carta Costituzionale mettendoci dentro anche la parola felicità o la parola gioia. Poi si tenga presente che gli Stati Uniti ci hanno aiutato a vincere la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti. Sì, è storia, perché io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi sono stato anche preside di ruolo nei licei classici scientifici. Gli Stati Uniti ci hanno aiutato a vincere la prima guerra mondiale, gli americani, gli Stati Uniti, assieme ai francesi e agli inglesi, e non solo, ma gli Stati Uniti. E ci hanno aiutato anche a far cadere la dittatura nazifascista negli Stati Uniti, con la seconda guerra mondiale. In pratica il peso della seconda guerra mondiale è stato quasi tutto sugli Stati Uniti, che hanno combattuto su due fronti, il fronte atlantico e il fronte dell'Oceano Atlantico e il fronte dell'Oceano Pacifico. Poi sono sbarcati. Gli americani sono sbarcati, gli angloamericani sono sbarcati in Sicilia nel 1943 e poi il 25 aprile del 1943 c'è stato il colpo di Stato, diciamo così, tramite il quale il duce Benito Mussolini è caduto il 25 aprile 1943 Stati Uniti. Quindi diciamo che il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia è un rapporto forte, è un rapporto forte soprattutto perché nella Costituzione degli Stati Uniti c'è la parola felicità. E io spero tanto che Luigi Di Maio, di ritorno dagli Stati Uniti, si ricordi della parola felicità e magari ne parli in giro. In maniera che anche i nostri parlamentari sappiano che la Costituzione americana contiene la parola felicità. Va bene, cari amici? Ok, cari amici. A Luigi Di Maio, cari amici, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.